Buongiorno, nella frenesia di guerra che sembra ormai dilagare in Europa, ce n'è una nuova che potrebbe essere decisa proprio oggi, venerdì 4 ottobre. Infatti il Consiglio europeo dovrà decidere se approvare le sanzioni decise dalla Commissione contro i produttori di auto elettriche cinesi. Stiamo parlando di tutte le auto elettriche cinesi che stanno un po' dilagando in tutto il mondo. Stiamo parlando di dazi del 45% sul prezzo di vendita. Allora, che cosa succede? Questo già è un periodo in cui in Europa nessuno vuole comprare queste auto elettriche. L'Europa si mette anche a caricare del 45% il costo delle auto cinesi portate qua sul continente. Attenzione, le auto cinesi costano in media il 30% in meno di quelle europee. Allora, questo gap di competitività, secondo l'Europa, è tutto attribuibile ai sussidi di Stato. La questione è molto pelosa, visto che d'altra parte abbiamo anche lo Stato francese che è presente sia in Renault che in Peugeot, ed è quello che vuole più dazi. Ma chi si oppone a questi dazi? La Germania, perché gran parte delle proprie vendite di auto elettriche avvengono in Cina, e naturalmente se la Cina viene colpita dalle sanzioni metterà subito altri super dazi contro le auto europee. Ma non è solo questo il punto. Il vero punto è che nella lista dei dazi stilata da Pechino, nel caso in cui il Consiglio europeo approvasse le sanzioni, c'è una grande parte di prodotti italiani, di prodotti di largo consumo, persino gli alcolici sono anche là dentro. Parlo dei vini. Allora, che cosa succede? Che per frenare l'auto elettrica cinese e così pensare di salvaguardare quella europea, dobbiamo far pagare a tutte le piccole e medie imprese esportatrici il prezzo di questa guerra commerciale che è del tutto priva di senso? Ma non lo dico io, questo l'ha detto anche Draghi. È inutile continuare a fare sanzioni e guerre di sanzioni. Se l'Europa vuole tornare competitiva, è ora di una politica industriale vera per sostenere l'innovazione dell'industria dell'auto e farla tornare competitiva, non politiche di scontro che vengono poi pagate dalla gente.